I crittografi adorano la casualità. Amano quei numeri che sono del tutto imprevedibili, dove esiste una certa e stessa possibilità per ogni numero selezionato. Dove tale selezione, però, contemporaneamente, avviene in maniera indipendente da qualsiasi altra cosa. Crea un segreto, che sta alla base della crittografia. Ora poniamo che i bitcoin risiedano in una serie quasi infinita di armadietti. L'armadietto corrisponde alla chiave pubblica. Quindi, chiunque all'interno della rete di Bitcoin può visualizzare il saldo di uno specifico armadietto, ma non solo, può anche aggiungere valore a questo specifico armadietto inviando dei Bitcoin. Quindi, l'armadietto è la chiave pubblica può essere visualizzata da chiunque, chiunque può vedere l'indirizzo pubblico nella blockchain, può vedere lo stato di uno specifico armadietto e può inviare Bitcoin a quell'armadietto, giusto? Però solo chi possiede la combinazione del lucchetto può sbloccare quei fondi e spostarli verso armadietti. Questo non è altro che Bitcoin semplificato al massimo. Qual è il problema? Che appunto tutta questa trasparenza, tutta questa libertà di gestione di valore, però ha un costo che appunto noi dobbiamo mettere in sicurezza questo lucchetto. Adesso, nel caso di un lucchetto normalissimo, capiamo che la combinazione, il segreto creato appunto dai numeri del lucchetto non sono abbastanza grandi per darci una vera e propria sicurezza, poiché solitamente un lucchetto è composto da quattro numeri che vanno da 0 a 9, ok? Quindi ogni combinazione potenzialmente ha 10 alla quarta possibilità diverse. Quindi, se un attaccante volesse in questo caso attaccare fisicamente il mio armadietto, per decifrare la combinazione del lucchetto, avrebbe bisogno di tentare tutte le combinazioni a partire dallo 0. Questo fino ad arrivare appunto a 9999. Adesso, se un attaccante avesse la possibilità di effettuare un attacco al secondo, capiamo bene che potrebbe risolvere circa la nostra combinazione in media 1 ora e mezza, al massimo in 3 ore. Però questo non è assolutamente il caso di Bitcoin, poiché un attaccante può attaccarci da remoto tramite internet in modo anonimo e ha molte, molte, molte più possibilità rispetto a un attacco fisico. Può fare molti più attacchi al secondo rispetto a un attacco fisico. E si parla dell'ordine di migliaia, centinaia di migliaia di attacchi al secondo. Questo riassume il perché tutti noi dovremmo mettere in sicurezza non tanto l'armadietto, ma il lucchetto, perché è il lucchetto che ci permette di spostare e gestire i nostri Bitcoin. Questa è la base di tutto il corso Bitcoin al sicuro, poiché solo capendo che mettendo in sicurezza, creando, generando una password sicura, un segreto sicuro e mettendolo in sicurezza, allora l'intero armadietto è al sicuro. Senza questa parte qua, tutto va a nocere.